Ho avuto la patente di servizio per la regione, quindi sono autisti. Quindi se l'autista dell'ambulanza esce fuori dalla provincia, non ce l'ha ancora. Quindi bisogna fare una legge o una legge regionale. Io devo giustificare ogni infrazione. Perché nessuno ce l'ha nel 118. Arrivano tutte a me le loro multe. E allora o si fa una legge regionale o una legge nazionale in accordo con la Protezione Civile che dice gli autisti del 118 nelle proprie funzioni in tutta Italia hanno la patente di servizio. E questa sarà una cosa che bisogna garantire, perché altrimenti fra qualche anno non troveremo più nessuno che vi fa l'autista al 118, perché altrimenti gli tolgono i punti e ogni infrazione. Quindi è una cosa che già qualsiasi corpo di polizia nell'esercizio delle funzioni, è logico, la patente di servizio è un po' guida per la città di Roma concretamente, così la riconduco sempre ai problemi romani. No, perché per noi è fondamentale, la prima cosa che chiederemo alla città di Roma è di fare una conferenza sanitaria cittadina sul sistema dell'emergenza. Quindi questo è un impegno che chiederemo ai due candidati. Quindi vinca il migliore, ma soprattutto vinca il sistema dell'emergenza. Perché abbiamo bisogno che ci sia una risposta. Attenzione, abbiamo anche la necessità. Io ci sto qui da 2 mesi. No, quindi dico, il rapporto era tutto con la prefettura. 2 mesi. Tutto con il prefetto, che allora era un prefetto che su queste cose si interessava, e quindi ogni volta che c'erano i sistemi di emergenza, devo dire che il prefetto intelligentemente convocava anche il direttore generale del 118, il direttore sanitario del 118, per partecipare ai tavoli dell'emergenza, cosa che non è più avvenuta. Cosa che non è più avvenuta, questo è il guaio. Lunghi e costosi, quindi è una vera ricovery, che qualche credo, mi crediamo. Il 70%. Sì. Conoscendoli di... dell'intera regione monitorizza tutti i posti letto di area critica, le rianimazioni, neurochirurgie, cardiochirurgie, il trasporto neonatale dei bambini prematuri appena nati. Abbiamo lo stand, neonatale. Questi, come dicevo, sono le basi di soccorso. Qui è programmata anche il ramo